Come il viandante arrivato con fatica sopra un'altura si ferma, respira e contempla, qui potremmo rimanere a lungo, e il qui è la Basilica di San Pietro oggi. E tale l'ampiezza e la ricchezza di ciò che si offre al nostro sguardo, che potremmo fare nostre le aspirazioni degli apostoli sul Tabor e dire con loro: Bonum est nos hic esse, è bello per noi stare qui. Potremmo rimanere nella riflessione dell'avvenimento compiuto. Noi invece l'avvenimento lo andremo a vivere tra poco, senza provare sazietà e stanchezza, ma piuttosto gaudio e quasi ansia di più comprendere e di più godere. E questo era quanto viveva Papa Paolo VI per un'ordinazione episcopale. Noi rivivremo le stesse sensazioni, gli stessi sentimenti quando, ora in questo momento, Benedetto XVI entra nella Basilica di San Pietro per conferire l'ordinazione a sei nuovi vescovi. Sono sei presbiteri che ricevono appunto questa consacrazione, rito dell'ordinazione episcopale celebrato nella festa dei santi, quella di oggi, arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, che diventa invito per i vescovi ad essere annunciatori fedeli della parola di Dio, dispensatori generosi del conforto della sua grazia, testimoni coraggiosi della potenza del suo amore. I nomi li scopriremo nel corso della celebrazione, ma li anticipiamo: sono quelli di Mieczysław Mokrzyski, eletto arcivescovo coadiutore del Lviv dei Latini in Ucraina, Mietek, conosciuto da tutti in Vaticano, segretario insieme a Monsignor Stanislao Givic di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI poi, Monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, che è stato eletto arcivescovo di Camerino San Severino nelle Marche, proviene dall'arcidiocesi di Milano, così come il noto Gianfranco Ravasi, che è stato eletto arcivescovo e nominato presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e quindi succede al cardinale Pupar, che ha retto questo dicastero per oltre 20 anni, e delle Pontificie Commissioni per i Beni Culturali della Chiesa e dell'Archeologia Sacra, e quindi succede a Monsignor Piacenza nella presidenza di queste due commissioni. Poi Monsignor Tommaso Caputo, del clero dell'Arcidiocesi di Napoli, che è stato nominato nunzio apostolico in Malta e in Libia. Monsignor Sergio Pagano, noto agli storici e a coloro che devono cercare verità, certezze, documentazioni e curiosità della storia, perché è stato nominato prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano ed è stato eletto vescovo titolare di Cielene, già prefetto. E poi infine Monsignor Vincenzo Di Mauro, che è stato nominato segretario della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede e proviene dall'Amministrazione Apostolica del Patrimonio della Santa Sede. Questi nomi, i volti che andremo a conoscere meglio nel corso della celebrazione eucaristica che sta per iniziare, per fare esperienza di questo rito unico e sublime, fatto anch'esso di segni, di simboli, di gesti, come quelli che vivremo dell'imposizione delle mani, dell'imposizione del libro dei Vangeli, della preghiera di ordinazione, dell'unzione crismale e della consegna delle insegne episcopali, un rito presieduto da Benedetto XVI che riprende l'usanza, ma spostandola in altra data, di consacrare vescovi in San Pietro. Eravamo d'usi con Giovanni Paolo II alla data del 6 gennaio, l'Epifania, ma è altamente simbolica anche quella prescelta da Benedetto XVI, appunto, della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle carissimi, è per me motivo di particolare letizia presiedere questa solenne celebrazione eucaristica per l'ordinazione episcopale di alcuni nostri fratelli, servi fedeli della comunità ecclesiale. Il compito che viene loro affidato nella Chiesa li chiama ad essere come i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, annunciatori fedeli della parola di Dio, dispensatori generosi del conforto della sua grazia e testimoni coraggiosi della potenza del suo amore per l'intera famiglia umana sparsa su tutta la terra. Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo perché doni a questi eletti la sua luce e la sua forza e a noi ottenga la grazia di un cuore purificato. Miserere nostri Domine, quia peccabimus mihi. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, et salutare cura Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Donabus me. Benedicibus te. Adorabus te. Glorificamus te. Amen.
Pastor eternus, gregem tum assidua custodia gubernans, vis hos famulus... O Dio, Pastore eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di Padre, guarda questi tuoi servi presbiteri chiamati a far parte del collegio episcopale e fa che nella santità della vita si dimostrino sempre e dovunque autentici testimoni di Cristo, Maestro e Signore. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Читання з книги пророка Ісаї. Dal libro del profeta Isaia. Lo spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Ti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Замість попелу дати їм вінець, єлей весело щ... Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Замість пригніченого духу і зватимуть їх дубами справедливости, посадкою Господа на його славу. Verbum Domini. Deo gratias. Misericordias Domini. In eterum cantavo. In veni David servum meum, oleo sancto meo unxieum. In eternum cantavo. Manus enim mea firma erit cum eo, et brachium meum confortabit eum. Et veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornus eius. In eternum cantabo. Ipse invocabit me, pater meus est tu,
Deus meus et refugium salutis me. In eternum cantamus. Dalla seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza al cospetto di Dio. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria che viene da Dio e non da noi. Verbo Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipuli sui. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Servavi et manio in eius dilectione. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Et gaudium vestrum impleatur. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Verbum Domini.
Ed ora si rivolge al Santo Padre. Beatissime Pater. Ed è il Cardinale Re. Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati vescovi questi presbiteri. Ordines os presbiteros. Miecislao Mokzyski. Franciscum Ioannem Brugnaro. Ioannem Franciscum Ravasi. Tomam Caputo. Sergium Pagano. Vincentium Di Mauro. Libentissime. Deo gratias. E il Papa ha risposto molto volentieri e l'Assemblea rendiamo grazie a Dio. Ed ora il Papa tiene la sua omelia. Cari fratelli e sorelle, siamo raccolti intorno all'altare del Signore per una circostanza solenne e lieta ad un tempo, l'ordinazione episcopale di 6 nuovi vescovi chiamati a svolgere mansioni diverse a servizio dell'unica Chiesa di Cristo. Essi sono Monsignor Mieczysław Mokrzycki, Monsignor Francesco Brugnaro, Monsignor Gianfranco Ravasi, Monsignor Tommaso Caputo, Monsignor Sergio Pagano, Monsignor Vincenzo Di Mauro. A tutti rivolgo il mio saluto cordiale con un fraterno abbraccio. Un saluto particolare va a Monsignor Mokrzycki, che insieme all'attuale Cardinale Stanisław Ciwisz per molti anni ha servito come segretario il Santo Padre Giovanni Paolo II e poi, dopo la mia elezione, ha successore di Pietro, ha fatto anche a me da segretario con grande umiltà, competenza e dedizione. Con lui saluto l'amico di Papa Giovanni Paolo II, il Cardinale Marian Jaworski, a cui Monsignor Mokrzycki recherà il proprio aiuto come coadiutore. Saluto inoltre i vescovi latini dell'Ucraina che sono qui a Roma per la loro visita ad Limina Apostolorum. Il mio pensiero va anche ai vescovi greco-cattolici, alcuni dei quali ho incontrato lunedì scorso, e la Chiesa ortodossa dell'Ucraina. A tutti auguro le benedizioni del cielo per le loro fatiche, miranti a mantenere operante nella loro terra e a trasmettere alle future generazioni la forza risanatrice e corroborante del Vangelo di Cristo. Celebriamo questa ordinazione episcopale nella festa dei tre arcangeli che nella scrittura sono menzionati per nome: Michele,
Gabriele e Raffaele. Questo ci richiama alla mente che nell'antica Chiesa, già nell'Apocalisse, i vescovi venivano qualificati angeli della loro Chiesa, esprimendo in questo modo un'intima corrispondenza tra il ministero del vescovo e la missione dell'angelo. A partire dal compito dell'angelo si può comprendere il servizio del vescovo. Ma che cosa è un angelo? La Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa ci lasciano scorgere due aspetti. Da una parte, l'angelo è una creatura che sta davanti a Dio, orientata con l'intero suo essere verso Dio. Tutti e tre i nomi degli arcangeli finiscono con la parola El, che significa Dio. Dio è scritto nei loro nomi, nella loro natura. La loro vera natura è l'esistenza in vista di Lui e per Lui. Proprio così si spiega anche il secondo aspetto che caratterizza gli angeli: essi sono messaggeri di Dio, portano Dio agli uomini, aprono il cielo e così aprono la terra. Proprio perché sono presso Dio, possono essere anche molto vicini all'uomo. Dio, infatti, è più intimo a ciascuno di noi di quanto non lo siamo noi stessi. Gli angeli parlano all'uomo di ciò che costituisce il suo vero essere, di ciò che nella sua vita tanto spesso è coperto e sepolto. Essi lo chiamano a rientrare in se stesso, toccandolo da parte di Dio. In questo senso, anche noi esseri umani dovremmo sempre di nuovo diventare angeli gli uni per gli altri, angeli che ci distolgono da vie sbagliate e ci orientano sempre di nuovo verso Dio. Se la Chiesa antica chiama i vescovi angeli della loro Chiesa, intende dire proprio questo. I vescovi stessi devono essere uomini di Dio, devono vivere orientati verso Dio. Multum orat pro populo, prega molto per il popolo, dice il breviario della Chiesa a proposito dei santi vescovi. Il vescovo deve essere un orante, uno che intercede per gli uomini presso Dio. Più lo fa, più comprende anche le persone che gli sono affidate e può diventare per loro un angelo, un messaggero di Dio che li aiuta a trovare la loro vera natura, se stesse, e a vivere l'idea che Dio ha di loro. Tutto ciò diventa ancora più chiaro se ora guardiamo le figure dei tre arcangeli la cui festa la Chiesa celebra oggi. C'è innanzitutto Michele. Lo incontriamo nella Sacra Scrittura, soprattutto nel libro di Daniele, nella lettera dell'Apostolo San Giuda Taddeo e nell'Apocalisse. Di questo arcangelo si rendono evidenti in questi testi due funzioni. Egli difende la causa dell'unicità di Dio contro la presunzione del drago, del serpente antico, come dice Giovanni. È il continuo tentativo del serpente di far credere agli uomini che Dio deve scomparire affinché essi possano diventare grandi,
che Dio ci ostacola nella nostra libertà e che perciò noi dobbiamo sbarazzarci di Lui. Ma il drago non accusa solo Dio. L'Apocalisse lo chiama anche l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusa davanti a Dio giorno e notte, chi accontona Dio non rende grande l'uomo, ma gli toglie la sua dignità. Allora l'uomo diventa un prodotto mal riuscito dell'evoluzione. Chi accusa Dio accusa anche l'uomo. La fede in Dio difende l'uomo in tutte le sue debolezze ed insufficienze. Il fulgore di Dio risplende su ogni singolo. È compito del vescovo, in quanto uomo di Dio, di far spazio a Dio nel mondo contro le negazioni e di difendere così la grandezza dell'uomo. E che cosa si potrebbe dire e pensare di più grande sull'uomo del fatto che Dio stesso si è fatto uomo? L'altra funzione di Michele, secondo la scrittura, è quella di protettore del popolo di Dio. Cari amici, siate veramente angeli custodi delle chiese che vi saranno affidate. Aiutate il popolo di Dio che dovete precedere nel suo pellegrinaggio a trovare la gioia nella fede e ad imparare il discernimento degli spiriti, ad accogliere il bene e rifiutare il male, a rimanere e diventare sempre di più, in virtù della speranza della fede, persone che amano in comunione col Dio amore. Incontriamo l'Arcangelo Gabriele, soprattutto nel prezioso racconto dell'Annuncio a Maria dell'Incarnazione di Dio, come ce lo riferisce San Luca. Gabriele è il messaggero dell'Incarnazione di Dio. Egli bussa alla porta di Maria e per suo tramite Dio stesso chiede a Maria il suo sì alla proposta di diventare la madre del Redentore, di dare la sua carne umana al Verbo eterno di Dio, al Figlio di Dio. Ripetutamente il Signore bussa alle porte del cuore umano. Nell'Apocalisse dice all'angelo della chiesa di Laodicea e attraverso di lui agli uomini di tutti i tempi: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il Signore sta alla porta del mondo e alla porta di ogni singolo cuore. Egli bussa per essere fatto entrare. L'incarnazione di Dio, il suo farsi carne, deve continuare sino alla fine dei tempi. Tutti devono essere riuniti in Cristo in un solo corpo. Questo ci dicono i grandi in Gesù Cristo nella lettera agli Efesini e in quella ai Colossesi. Cristo bussa. Anche oggi egli ha bisogno di persone che, per così dire, gli mettono a disposizione la propria carne, che gli donano la materia del mondo e della loro vita, servendo così all'unificazione tra Dio e il mondo,
alla riconciliazione dell'universo. Cari amici, è vostro compito bussare in nome di Cristo ai cuori degli uomini. Entrando voi stessi in unione con Cristo, potrete anche assumere la funzione di Gabriele, portare la chiamata di Cristo agli uomini. San Raffaele ci viene presentato soprattutto nel libro di Tobia come l'angelo a cui è affidata la mansione di guarire. Quando Gesù invia i suoi discepoli in missione, al compito dell'annuncio del Vangelo viene sempre collegato anche quello di guarire. Il buon samaritano, accogliendo e guarendo la persona ferita giacente al margine della strada, diventa senza parole un testimone dell'amore di Dio. Quest'uomo ferito, bisognoso di essere guarito, siamo tutti noi. Annunciare il Vangelo significa già di per sé guarire, perché l'uomo necessita soprattutto della verità e dell'amore. Dell'Arcangelo Raffaele si riferiscono nel libro di Tobia due compiti emblematici di guarigione. Egli guarisce la comunione disturbata tra uomo e donna, guarisce il loro amore, scaccia i demoni che sempre di nuovo stracciano e distruggono il loro amore, purifica l'atmosfera tra i doni e dona loro la capacità di accogliersi a vicenda per sempre. Nel racconto di Tobia questa guarigione viene riferita con immagini leggendarie. Nel Nuovo Testamento l'ordine del matrimonio, stabilito nella creazione e minacciato in modo molteplice dal peccato, viene guarito dal fatto che Cristo lo accoglie nel suo amore redentore. Egli fa del matrimonio un sacramento. Il suo amore salito per noi sulla croce è la forza risanatrice che in tutte le confusioni dona la capacità della riconciliazione, purifica l'atmosfera e guarisce le ferite. Al sacerdote è affidato il compito di condurre gli uomini sempre di nuovo incontro alla forza riconciliatrice dell'amore di Cristo. Deve essere l'angelo risanatore che li aiuta ad ancorare il loro amore al sacramento e a viverlo con impegno sempre rinnovato a partire da esso. In secondo luogo, il libro di Tobia parla della guarigione degli occhi ciechi. Sappiamo tutti quanto oggi siamo minacciati dalla cecità per Dio, quanto grande è il pericolo che di fronte a tutto ciò che sulle cose materiali possiamo, sappiamo e con esse siamo in grado di fare, diventiamo ciechi per la luce di Dio. Guarire questa cecità mediante il messaggio della fede e la testimonianza dell'amore è il servizio di Raffaele affidato giorno per giorno al sacerdote e in modo speciale al vescovo. Così spontaneamente siamo portati a pensare anche al sacramento della riconciliazione,
al sacramento della penitenza, che nel senso più profondo della parola è un sacramento di guarigione. La vera ferita dell'anima è infatti il motivo di tutte le altre nostre ferite, è il peccato. E solo se esiste un perdono in virtù della potenza di Dio, in virtù della potenza dell'amore di Cristo, possiamo essere guariti, possiamo essere redenti. Rimanete nel mio amore, ci dice oggi il Signore nel Vangelo. Nell'ora dell'ordinazione episcopale lo dice in modo particolare a voi, cari amici. Rimanete nel suo amore. Rimanete in quell'amicizia con Lui, piena di amore, che Egli in quest'ora vi dona di nuovo. Allora la vostra vita porterà frutto, un frutto che rimane, affinché questo vi sia donato. Preghiamo tutti in quest'ora per voi, cari fratelli. Amen. L'antica tradizione dei santi padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, fratelli carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Usque ad mortem explere volo. Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Volete custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Volo. Volete edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei vescovi sotto l'autorità del successore del beato apostolo Pietro? Volete prestare fedeltà, sottomissione, obbedienza, secondo le prescrizioni canoniche al beato apostolo Pietro, a cui Dio ha dato il potere di legare e sciogliere, e a me e ai miei successori, i romani pontefici? Secundum canonicam autoritatem per omnia exhibere volo. Volete prendervi cura con amore di padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, i vostri collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Overe et viam salutis dirigere volo. Vultis. Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i poveri, tutti bisognosi di conforto e di aiuto? Volete
come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Volete pregare, senza mai stancarvi, Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Onnipotente e Misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Grazie sue tribuat larcitatem. Flectamus genua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Santa Maria Mater Dei, ora pro Santi Michael, Gabriele et Raphael, ora te pro nobis. Sancti Angeli Dei, ora te pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Omnes sancti patriarche et profete, ora te pro nobis. Sancti Petre et Paule, ora te pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Toma, ora pro nobis. Sancti Filippe et Jacobe, ora te pro nobis. Sancte Bartolome, ora pro nobis. Sancte Matee, ora pro nobis. Sancti Simon et Tadee, ora te pro nobis. Sancte Mattia, ora pro nobis. Omnes sancti apostoli et evangeliste, ora te pro nobis. Santa Maria Magdalena, ora pro nobis. Omnes sancti discipuli Domini, ora te pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis. Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Vincenti, ora pro nobis. Sancte Januari, ora pro nobis. Sancti Venanti et Severine, ora te pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, ora te pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Omnes sancti martires, ora te pro nobis. Sancte Gregori, ora pro nobis. Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancti Cirille et Metodi, ora me pro nobis. Sancte Antoni, ora pro nobis. Sancte Carole, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Antoni Maria, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancte Sigismunde, ora pro nobis. Sancte Johannes Maria, ora pro nobis. Sancta Catarina, ora pro nobis. Sancta Theresia, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, ora me pro nobis. Propitius est, libera nos domine. Ab omni malo, libera nos domine. Ab omni peccato, libera nos domine. A morte perpetua, libera nos domine. Per incarnationem tuam, libera nos domine. Per mortem et resurrectionem tuam, libera nos domine. Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos. Peccatores, erogamus aulimus. Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, erogamus aulimus. O Dominum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines, in sancta religione conservare digneris, erogamus aulimus. Ut os electos benedicere digneris, erogamus aulimus. Ut os electos benedicere et sanctificare digneris, erogamus aulimus. Ut os electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris, erogamus aulimus. Ut operarios in messem tuam mittere digneris, erogamus aulimus. Ut cumtis populis pacem et veram concordiam donare digneris, erogamus aulimus. Ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam largiri digneris, erogamus aulimus. Ut nos met ipsos in tuo sancto servizio confortare et conservare digneris, erogamus aulimus. Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos.
Propiziare, Domine, supplicazioni pus nostri. Ascolta, Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli con la pienezza della grazia sacerdotale e la potenza della tua benedizione. E fondi virtutem per Christum Dominum nostrum. Levate. Ed ora coloro che saranno in sei nuovi vescovi si inginocchieranno davanti al Santo Padre, che imporrà loro le mani sul capo di ciascuno, così come era successo nel momento della loro consacrazione quando divennero presbiteri. E lo stesso faranno dopo il Santo Padre gli altri vescovi concelebranti questa celebrazione. Ecco il silenzio della Basilica di San Pietro mentre ci si domanda che cosa sono diventati questi nuovi eletti, questi nuovi consacrati. La domanda può essere formulata anche in modo più semplice. Chi è un vescovo? Questa era una domanda che si faceva a Paolo VI e che riguarda anche noi oggi. Chi è innanzitutto di fronte a Dio? Chi è in se stesso, prima ancora che noi pensiamo alla sua funzione in seno alla Chiesa, funzione che certamente ha ragione di fine nella consacrazione d'un vescovo? L'episcopato non è un onore che sta a sé, è il carattere d'un particolare ministero, cioè è una dignità che accompagna e sostiene un servizio a vantaggio altrui. Sappiamo bene che non è un'elevazione fine a se stessa, ma per il bene della Chiesa. L'episcopato, dirà Sant'Agostino, nomen est operis, non honoris. E vescovo non è chi preesse dilex erit, sed prodesse, cioè non lo è chi ama l'onore più dell'onere, chi desidera precedere più che giovare. Ma sta il fatto che il vescovo, ancor prima di essere ministro del culto, pastore dei fedeli, maestro delle comunità, è un uomo chiamato e assunto fra gli altri uomini, un eletto, un preferito. Gli viene ora in questo momento conferita una perfezione, questo all'anima direttamente da ogni consacrato, il quale prima di essere un santificatore degli altri è lui stesso un santificato, anzi l'opera dello Spirito Santo, così come viene infusa attraverso appunto l'imposizione delle mani, l'opera dello Spirito Santo nel sacramento dell'ordine non consiste solamente nel conferimento della grazia a colui che lo riceve, ma nell'impressione altresì di un carattere che assimila l'anima del consacrato allo stesso sacerdozio di Cristo. Thank you.
Ed ecco come Giovanni XXIII diceva a proposito della consacrazione dei vescovi: l'umile successore di Pietro è ciò che stiamo vivendo in questo momento anche con le immagini, circondato da quelli che sono i signori della Chiesa, e sono i cardinali che in questo momento stanno imponendo le mani ai novelli vescovi, ripete, sia pur con diversa formula, l'invocazione primitiva, ripete il gesto della trasmissione del carattere episcopale e della grazia. Ed ecco dunque che coloro che sono diventati vescovi in questo momento vivranno delle stesse missioni e con lo stesso spirito quello che i tre arcangeli festeggiati oggi suscitano come modello e come segno. È stata l'omelia del Santo Padre che abbiamo sentito proprio a riferire quanto il carattere dei tre arcangeli possa essere via, mezzo e meta per i vescovi di oggi, dando e informando il loro nuovo ministero episcopale. E quindi, rispetto all'arcangelo Michele, il Papa ha esortato affinché costoro, i suoi, questi sei cari amici, possano veramente essere angeli custodi delle chiese che saranno loro affidate. Aiutate, ha detto il Papa, il popolo di Dio che dovete precedere nel suo pellegrinaggio a trovare la gioia nella fede e ad imparare il discernimento degli spiriti, ad accogliere quindi, come ha fatto Michele, il bene e rifiutare il male, a rimanere e diventare sempre di più, in virtù della speranza della fede, persone che amano in comunione con il Dio amore. Immagine centrale nel ministero apostolico di Benedetto XVI, questa immagine di Deus Caritas Est. E poi, riferendosi all'arcangelo Gabriele, ecco, anche oggi questo arcangelo ha bisogno di persone, riferendosi poi a Cristo che bussa e all'arcangelo che media, ha bisogno di persone che, per così dire, gli mettono a disposizione la propria carne, gli donano la materia del mondo e della loro vita, ed è bellissima questa immagine, servendo così all'unificazione tra Dio e il mondo, alla riconciliazione dell'universo. Seconda esortazione, riferendosi appunto all'annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria, quindi all'annuncio dell'incarnazione di Dio, l'esortazione del Papa rivolto ai nuovi vescovi è proprio questa: cari amici, ancora una volta così si rivolge a loro, è vostro compito bussare in nome di Cristo ai cuori degli uomini. Entrando voi stessi in unione con Cristo, potete anche assumere la funzione di Gabriele, portare la chiamata di Cristo agli uomini. E poi c'è Raffaele, che ci viene presentato nel libro di Tobia come l'angelo a cui è affidata la mansione di guarire. Ed ecco dunque l'esortazione, la terza esortazione, sulla modalità di configurare il proprio episcopato proprio rispetto alle figure dei tre arcangeli. E allora l'arcangelo Raffaele è colui che sana le ferite, che le guarisce. Al sacerdote, ha detto il Papa, è affidato il compito di condurre gli uomini sempre di nuovo incontro alla forza riconciliatrice dell'amore di Dio. Ed ecco allora il vescovo deve essere l'angelo risanatore che li aiuta ad ancorare il loro amore al sacramento e a viverlo con impegno sempre rinnovato a partire da esso. Poi Tobia, riferisce il libro, parla della guarigione degli occhi ciechi. E allora ecco una ultima esortazione, sempre riferendosi al modello dell'arcangelo Raffaele: guarire questa cecità mediante il messaggio della fede e la testimonianza dell'amore. Questo è il servizio di Raffaele, affidato giorno per giorno al sacerdote, affidato in modo speciale al vescovo. Ed è dunque stata una bellissima omelia che riferiva proprio come i tre arcangeli, del motivo per il quale il Papa ha scelto questa data per l'ordinazione episcopale di oggi, possano diventare modelli per ogni vescovo e oggi per i sei nuovi che sono stati consacrati nella Basilica di San Pietro.
Tutti i cardinali e tutti i vescovi presenti in basilica dunque impongono le mani, trasmettono. Ma che cosa si fa in quest'ora? Che cosa si è operato di così singolare perché i nostri animi, quelli erano di coloro che partecipavano ad una ordinazione episcopale nel 1967, ma vale allora come oggi, ecco. Che cosa si è operato di così singolare perché i nostri animi siano tanto scossi ed invasi da superiori della Chiesa, risalente agli Apostoli e saldata in Cristo? È un'estensione della sua virtù pastorale, santificante e moderante ad un tempo, che da lui Cristo arriva fino a noi oggi. È il prodigio della prima mistica radice di Cristo, che fa sgorgare la sua linfa soprannaturale nelle vostre persone, e oggi è nelle persone dei sei nuovi vescovi che sono stati presentati alla comunità, alla Chiesa, al Papa, e dimostra la secolare, perenne vitalità del corpo mistico e la sua capacità di attualizzare Cristo nel tempo, anzi dimostrarne la sua perpetua giovinezza e la virtù da lui emanante di nuovi inattesi incrementi. Certo, lo faranno i sei nuovi vescovi in contesti e in ambiti molto diversi tra di loro. Attualizzeranno il Cristo sì nel tempo, ma anche in luoghi, come dicevamo, diversi. Perché se Mieczysław Mokrzewski sarà al Lviv dei Latini in Ucraina, Monsignor Brugnaro eserciterà il suo episcopato diventando pastore della chiesa di Camerino San Severino Marche, ma Monsignor Gianfranco Ravasi, dall'alto di una frequentazione del mondo della cultura milanese da anni, dalla Biblioteca Ambrosiana, è noto a moltissimi, ecco, potrà essere un anello di congiunzione tra il mondo della cultura e la testimonianza della fede, presiedendo il Pontificio Consiglio della Cultura e anche la Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e l'Archeologia Sacra. Mentre Monsignor Tommaso Caputi porterà la presenza della Chiesa e sarà anello di congiunzione tra l'isola di Malta e la Libia e i loro governi, e la Santa Sede, essendo appunto nominato nunzio apostolico in questi due paesi. E Monsignor Pagano, come prefetto dell'archivio segreto vaticano, appunto congiungerà la storia di oggi alla storia di ieri, diventando veramente una presenza importante come anello di congiunzione per tutti coloro che ricercano nella storia anche la verità. E Monsignor Vincenzo Di Mauro invece sarà prefetto degli affari economici della Santa Sede e dunque sovrintenderà, collaborerà con il Cardinale Sebastiani ad un retto, corretto, giusto, equo funzionamento appunto della Santa Sede, coadiuvando in questo il Santo Padre nel governo della sede stessa. Apostolicità dunque, ed è questa la derivazione sacramentale vitale del ministero episcopale da Cristo, e questa è una cosa magnifica, quella che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che stanno vivendo a maggior ragione i suoi sei nuovi vescovi. E questa apostolicità come magnifica cosa è la ragione della dignità, è il principio dell'autorità, è il pegno della santità, è lo stimolo della magnanimità, è il conforto della spiritualità del vescovo. Quale Cristo sacerdote, pastore, profeta, tale l'apostolo, e quale l'apostolo, tale il vescovo, che è il suo successore, come lo sono oggi i sei nuovi.
Ed ora l'imposizione del libro dei Vangeli e la preghiera di ordinazione. Il Santo Padre imporrà l'Evangelario aperto sul capo degli eletti e vi sarà una specifica preghiera. Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi. O Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questi tuoi servi da te eletti all'Episcopato di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Essi ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbiano il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Dispongano i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolgano ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore siano offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli.
et in saecula saeculorum. Amen. Ed ora per ogni vescovo l'unzione crismale e la consegna delle insegne episcopali, ossia sono il libro dei Vangeli, l'anello nel dito anulare della mano destra e la mitra. Infine il pastorale. Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Deus, qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipsi te mystici dilibutionis luquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipsi te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Deus, qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipsi te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Deus, qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipsi te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Deus, qui summi Christi sacerdoci participem te efficit, ipsi te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet.
Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Accipe Evangelium et Verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipe Annulum Fidei Signaculum et Sponsam Dei Sanctam Ecclesiam intimerati fidi ornatus illibati custodi. Accipe Mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, et cum apparurit princeps pastorum, immarcescibilim gloriae coronam percipere meriaris. Accipe baculum pastoralis munere signum, et attendi universo greci in quoti Spiritus Sanctus posuit episcopum recere ecclesiam Dei. Accipe Evangelium et Verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipe Annulum Fidei Signaculum et Sponsam Dei Sanctam Ecclesiam intimerata fide ornatus illibati custodi. Accipe mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, ut cum apparurit princeps pastorum, immarcescibilem gloriae coronam percipere meriaris. Accipe baculum pastoralis muneris signum, et attendi universo greci, in quoti Spiritus Sanctus posuit episcopum recere ecclesiam Dei. Accipe Evangelium et Verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipe Annulum Fidei Signaculum et Sponsam Dei Sanctam Ecclesiam intimerati fidi ornatus illibati custodi. Accipe Mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, e ut cum apparurit princeps pastorum, immarcescibilem gloriae coronam percipere meriaris. Accipe baculum pastoralis muneris signum, et attendi universo greci in quoti Spiritus Sanctus posuit episcopum recere ecclesiam Dei.
Accipe Evangelium et verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipe Annulum fides in Iaculum et sponsam Dei Sanctam Ecclesiam intimarata fide ornatus illibate custodi. Accipe mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis ut cum apparurit princeps pastorum immarcescibilem gloriae coronam percipere meriaris. Accipe baculum pastoralis munersinium et attende universo Greci in quote Spiritus Sanctus posuit episcopum recere ecclesiam Dei. Accipe Evangelium et verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipe Annulum fides in Iaculum et sponsam Dei Sanctam Ecclesiam intimarata fide ornatus illibate custodi. Accipe mitram ut cum ut clarescat in te splendor sanctitatis ut cum apparurit princeps pastorum immarcescibilem gloriae coronam percipere meriaris. Accipe baculum pastoralis munersinium et attende universo Greci in quote Spiritus Sanctus posuit episcopum recere ecclesiam Dei. I sei nuovi vescovi sono entrati a far parte del collegio episcopale. Hanno preso posto sui seggi e loro riservati alla destra e alla sinistra del Papa ed ora ricevono dal Papa l'abbraccio di pace, così come lo riceveranno da tutti gli altri vescovi.
Fratres, fratres et meum, ac vestum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat nomen sacrificium animae tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad divinitatem quoque nostram, totius ecclesiae suae sanctae. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la Tua Chiesa e per i Tuoi servi che hai scelto come dispensatori dei santi misteri a guida del Tuo popolo. Rivestili delle virtù degli Apostoli per la crescita spirituale del Tuo popolo. Per Christum Dominum Nostrum. Dominus Vobiscum. Sursum corda habemus ad omnibus gratias agamus Domino Deo nostro Viridinium et justum est equum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui unigenitum tuum sanctum. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefice della nuova ed eterna alleanza e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Sancire, ut unicum eius sacerdotium in ecclesia servaritur. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Ut sacri ministeri fiant manum in positione participes. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e i servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Et plebem tuam sanctam caritate preveniant, verbo nutriant, reficiant sacramentis. Tu proponi loro come modello il Cristo perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Et constantes tibi fidem amoremque testentur. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Tibi confitemur in exultatione dicentes. Oh.
Vere Sanctus est Domine, et merito te lauda Dominis a te condita creatura, quia per filium tum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solus ortus quad ocasum, oblatio munda offerato nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, te precamur, ut hic munera, quae tibi sacranda ditulimus, iudem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias accens benedixit, frecit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias accens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterne testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine venias. Memores icito Domine, justem fili tue salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presolantes altrum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et anioscens hostiam, cuius volui stimulatione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eus sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum erectis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Santis Arcangelis, Micaele, Gabriele et Raffaele, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martiribus et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetua apud Te confidimus adiuvari. Hic hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famul tuo, Papa nostro Benedicto, et famulis tuis, qui hodie pastores ecclesiae ordinati sunt, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Frates nostros defunctus et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regno tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua per eniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta largiris.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut upi misericordi tue adiuti, et ab peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domini Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare digneris, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Pax tecum. Miserere
Christianus Dei executolit peccata mundi, beati quia cenam ani vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Christi. Thank you.
huius Domine virtute mysterii, in his famulis tuis episcopis. Per la potenza del sacrificio eucaristico moltiplica, Signore, in questi tuoi servi ordinati vescovi i doni della tua grazia, perché fedeli nel servizio ricevano il premio riservato agli operai del Vangelo. Per Christum Dominum nostrum. Thank you.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Benedicat vobis Dominus. Dio nostro Padre, che vi ha costituito pastori e guide nella Chiesa, vi benedica, vi custodisca nella vita presente, vi doni la beatitudine eterna. Vita in presente seculo felices, ed eterne felicitatis faciat vos esse consortes. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo uniti nel suo amore di godere del suo favore per lunghi anni sotto la vostra guida pastorale. Per diuturna tempora faciat feliciter gubernari. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al vostro ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con voi nell'Assemblea dei Santi. Et in presente secolo pacis tranquillitate fruantur, et vobiscum eternorum civium consortium potiri mereantur. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sopra vos et maniat semper. Amen. Ite. Non avere paura del nome e del termine gloria, e possano dunque essere i nuovi vescovi oggi la gloria di Cristo, e questo per raccogliere con la successione apostolica la grande missione di essere i testimoni qualificati della fede, i maestri, i santificatori, i pastori del popolo di Dio, gli edificatori della Santa Chiesa. Dunque, in tutto questo si riassume con essere la gloria di Cristo. E questo era un incoraggiamento già antico, che viene fatto proprio anche dai papi nel momento nel quale, nel corso del loro pontificato, hanno consacrato sacerdoti alla dignità, come si dice, dell'episcopato. E però una dignità che va assunta con umiltà, con coraggio, con fiducia, per il peso formidabile, era questo l'aggettivo che usava spesso Montini, della responsabilità episcopale. Siate fratelli nelle vostre persone consacrate, siate la gloria di Cristo, era un'altra delle sue esortazioni. Siate anche nella missione che vi attende la gloria di Cristo.
E questo, e oggi lo abbiamo sperimentato ancora una volta, e anche sicuramente Benedetto XVI e tutti coloro che hanno partecipato a questa celebrazione eucaristica, ai vescovi e ai cardinali che hanno consacrato questi sei nuovi vescovi, ecco, questo è il nostro gaudio, è il nostro voto, è la nostra speranza, è il gaudio, è il voto, è la speranza delle persone venerate care che fanno corona ai nuovi consacrati. E abbiamo visto, molti saranno giunti dall'Ucraina, da Napoli, dalla Lombardia e da Milano, saranno giunti anche da altre diocesi per essere intorno a questi nuovi vescovi. E questo è dunque il nostro gaudio, il nostro voto, di coloro che anche sono le persone che stanno vicino ai nuovi vescovi. E questo è il gaudio, è il voto, è la speranza della Chiesa di Dio. E qual è ancora una volta l'esortazione? Siate la gloria di Cristo. Con queste immagini bellissime che ci giungono dalla Basilica di San Pietro, possiamo terminare il nostro collegamento in diretta per la celebrazione eucaristica, nel corso della quale Benedetto XVI ha conferito l'ordinazione episcopale a sei nuovi vescovi. E dunque l'augurio ora di una buona giornata e di una buona domenica da Luca Pellegrini, ringraziando i tecnici del Centro Televisivo Vaticano e della Radio Vaticano, mentre la linea ora può ritornare alla regia.